Sono più di 200.000 le aziende al femminile agricole in Italia e si sono sempre contraddistinte per la capacità di differenziare i servizi agricoli. Quindi non solo allevamento, florovivaismo e agricoltura, ma anche servizi, quindi agrinido, fattorie didattiche, agritate, agrisarte, i servizi che sono alla persona e alla comunità sono possibili all'interno dell'azienda agricola e ancor di più nell'azienda agricola al femminile. Quest'anno le donne di Coldiretti hanno deciso di partecipare ad un progetto che si chiama Solo dal Cuore per aiutare le mamme in difficoltà, le mamme africane in difficoltà. In particolare, questo progetto si occupa di costruire una scuola di formazione per ostetriche a Rumbek, nel sud del Sudan, in modo da aiutare appunto le giovani mamme a partorire. E il progetto è stato portato avanti da tutte quante le imprenditrici agricole d'Italia con Coldiretti e è stato fatto in particolare dalle Agrisarte di Sant'Erasmo nella laguna di Venezia e anche hanno cucito insieme due tessuti. Uno made in Italy e uno wax africano, facendo questo cuore, questo cuscino a forma di cuore, simbolo appunto dell'unione che c'è tra le donne italiane e le donne africane. Moltissimi personaggi famosi e personaggi di spicco hanno deciso di portare avanti questo progetto, tra cui Michelle Hunziker, Natasha Stefanenko, Liliana Segre, Barbara Lori, Carolina Kostner. Tutti possono contribuire all'iniziativa andando sul sito solodalcuore.it o contattando anche i punti Coldiretti per acquistare un cuore e contribuire alla formazione delle ostetriche nel Sudan.